Ben ritrovati, ospite di Spazio Città, il sindaco di Trinidad, poi l'avvocato Francesco Di Feo. Ben tornato, avvocato. Con Grazie. Di Feo faremo il punto della situazione nella sua città, così come è tradizione di questa trasmissione, alla ripresa della stagione televisiva, di sentire i sindaci del territorio. È stato con noi Giorgino alla prima trasmissione, Il neopresidente presidente. della provincia. E allora partiamo dall'attualità, perché l'eco della polemica non si è ancora spenta. Oggi leggiamo un intervento del sindaco Botaro, diciamo, polemico su quanto è successo. Che è successo? Nulla di particolare a mio avviso, o meglio, nulla di imprevisto. Ah, beh, insomma, Forse è già meglio dire nulla di sì, perché imprevisto. di particolare Ma c'è perché, voglio dire, abbastanza. intanto c'è un dato incontrovertibile. La situazione legata alla provincia, ce lo siamo detti tante volte, è una situazione parossistica, che adesso troverà forse una sua definizione con il referendum in corso, lo si spera quantomeno. Ed è evidente che una situazione parossistica non poteva che dar vita a dei Lei paradossi. vota no, ha Io detto. voterò no. Ma fa anche campagna elettorale per il no, si Far, limita no, a no, 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 enunciare il farò suo. campagna Ah, elettorale. no. Stiamo già avviando dei gazebo. Avremo degli incontri in settimana. Verranno anche degli onorevoli afferenti alla mia area di centrodestra, dove appunto avremo degli incontri e anche dei confronti. Beh, è un momento importante. Magari questo lo affronteremo un po' più avanti. E dicevo, una situazione paradossale non può che far nascere dei paradossi. Ed è evidente che anche l'elezione a consiglieri provinciali, a presidente della provincia, aveva in serbo, aveva in pancia tutta una serie di situazioni anomale e che abbiamo cercato noi sindaci in qualche modo di risolvere. Perché per un attimo ci siamo detti, attenzione, noi andremo ad eleggere nuovi consiglieri provinciali, andremo a eleggere un presidente della provincia. Ma questo è tutto un fatto a tempo, perché molto probabilmente a dicembre potrebbe passare il referendum e quindi la provincia verrebbe meno. E quindi avremmo fatto un'elezione del tutto inutile. Oppure magari il referendum non passa e a quel punto bisognerà rivedere comunque l'assetto istituzionale dei 10 comuni. Allora incominciamo a pensare oltre l'orizzonte, incominciamo a pensare cosa possiamo fare da grandi. Ed è tornato in mente quella famosa volontà e idea tra i sindaci dell'Abate di mettere su eventualmente anche l'Unione dei Comuni. Allora ci siamo detti, a questo punto candidiamo anche i sindaci come candidati consiglieri e troviamo una via, la cosiddetta via istituzionale, rispetto alla quale chiaramente avevano preminenza le città capoluogo e rispetto alla quale noi sindaci abbiamo dato un mandato ai nostri amici Nicola Giorgini e Amedeo Bottaro affinché potessero fare sindesi e trovare una soluzione. La sindesi fu fatta e si addivenì all'idea appunto di nominare il presidente Nicola Giorgino per il primo biennio e per il secondo biennio poi l'amico Amedeo Bottaro. I sindaci sostanzialmente hanno trovato un accordo che questo va sottolineato, è stato anche ratificato da tutti i partiti afferenti sia all'area di centrosinistra sia all'area di centrodestra. Ci sono state polemiche perché chiaramente, almeno gran parte dei partiti, Ah, va ecco, dato, no, perché è voglio dire, ratificato ci da sono tutti i stati, partiti. però Abbiamo sentito il quelli almeno segretario prese. regionale del PD, diciamo, mostrarsi entusiasta dell'elezione di un sindaco di Che poi centrodestra. sono i Non partiti, voglio desiderava dire. altro da tempo, diciamo, che di eleggere un Certo. presidente della provincia di centrodestra. Però quantomeno ha acquisito una candidatura futura per Amedeo Bottaro. Certo, poi c'erano anche i consiglieri comunali che a mio avviso giustamente si sentivano esautorati da questa situazione, da questa partita e chiaramente chiedevano che il voto potesse contemplarli. Si è riuscito a fare sindesi e personalmente sono anche molto soddisfatto di come abbia anche reagito la mia consigliatura, il mio consiglio comunale, la mia maggioranza, che è compatta. Ecco, perché la polemica, E c'è adesso. stata una polemica antecedente il voto da parte di forze politiche, di pezzi di forze politiche, da parte dei consiglieri comunali, che dicevano, a prescindere dalla bontà o meno della decisione finale, si sarebbero dovuti coinvolgere i partiti e i consiglieri comunali, che sono gli elettori di secondo livello, visto che i cittadini sono già stati esautorati Purtroppo. da questa legge, e quindi diciamo perché la conferenza dei sindaci non è un organismo politico che ha Assolutamente. poteri decisionali, quindi si è parlato
di decisione di tipo oligarchico. Infatti. La polemica successiva invece è stata sul risultato elettorale. Sì. Perché ci sono stati due sindaci molto più suffragati degli altri, uno è il sindaco di Bicelle, Francesco Spina, uno è il sindaco di Trinitapoli, si chiama Francesco Di Fiera. Sì. E allora, diciamo, su questo c'è stato più di un mugugno, anche perché sia il sindaco di Bisceglie, Francesco Spina, che il sindaco di Trinitapoli, Francesco Di Feo, hanno diffuso dei comunicati in cui sottolineavano molto diciamo questo loro successo. Ma con delle precisazioni che sono doverose, credo. Intanto io ho cercato di evitare questa decisione cosiddetta oligarchica, perché io con i miei consiglieri comunali, con la mia maggioranza, ho parlato, li ho tenuti sempre informati di quelle che erano le evoluzioni e delle decisioni che poi si andavano a prendere. Credo che questo fosse un atto dovuto nei confronti dei propri consiglieri comunali. E la risposta poi l'ho avuta tutta, perché effettivamente compatti sono venuti a votare. Perché non mi sembrava giusto far calare dall'alto una decisione e poi si è visto effettivamente qual è stato poi il risultato in alcuni comuni. Da parte mia non c'è stato un comunicato con particolare enfasi, c'è stato un comunicato invece... Beh, c'è un passaggio in cui dice Giorgino non potrà non tenere esatto, conto di questo risultato, come a dire capiscimi a me. Infatti non era enfasi quella, era tutt'altro, invece era una precisazione, nel senso che in questi anni io ho constatato, anche rispetto alla mia mancata elezione a presidente della provincia, che purtroppo il fatto di appartenere a comunità più piccole come Trinitapoli, piuttosto che Minervino, Spinazzola, Margherita, San Ferdinando, ha in sé dei grossi limiti. E credo che poi alla fine di comunque una campagna elettorale, perché non bisogna essere ipocriti, perché quando c'è un accordo istituzionale, poi bisogna mostrare effettivamente di avere la capacità di tenere l'accordo istituzionale. In sede di conferenza dei sindaci, io dissi ai miei colleghi sindaci, l'ideale sarebbe che ciascun sindaco prenda i voti della propria maggioranza. E l'ideale è anche che tutte le opposizioni a quel punto diano un segnale concreto di unità all'interno dei rispettivi partiti. Se non siamo in grado, io dicevo, di poter controllare questa situazione, è evidente che poi non si può pretendere che non ci sia una campagna elettorale. C'è un distinguo anche rispetto a me e il collega sindaco Francesco Spina. Io non sono andato in alcun modo a chiedere un solo voto in quelle amministrazioni dove c'era come maggioranza una maggioranza di centrodestra. Se è vero che ho preso voti anche fuori da quello che è l'ambito mio territoriale, a me hanno votato soltanto quei consiglieri comunali di opposizione. Cioè io non mi sono sognato di andare ad un consigliere comunale dove c'è candidato sindaco a Minervino Lalla e chiedere a uno di quei consiglieri comunali di maggioranza un voto. Sarebbe stato scorretto da parte mia. Così come non l'ho fatto a Spinazzola, ma mi sono limitato soltanto a prendere i voti. Ho ottenuto i voti di quei consensi da parte di quelle città e di quei consiglieri che all'opposizione non ritenevano di votare c'è il proprio sindaco. Vi siete rivisti dopo le elezioni martedì scorso e l'incontro è stato piuttosto acceso, diciamo, con scambi soprattutto tra i sindaci del PD. Proprio noi viviamo una stagione particolare. Che la stagione no, legale... siccome Spini in quell'occasione disse che quei voti li aveva presi a sua insaputa. Io non so, non diciamo, conosco le capacità divinatorie. Sapeva. Io sapevo perché io sul territorio da tempo c'era una spinta, ma questa è notoria ed è stata ribadita proprio in occasione dell'ultima riunione tra i sindaci, dove gli stessi sindaci, a cominciare da Cascella, da cominciare da Michela Macchia e dallo stesso Nicola Giorgino, dicevano che Francesco Di Fio sarebbe stato un presidente in discontinuità rispetto a un certo tipo di ragionamento e che poteva trovare il consenso di tutti quanti i sindaci. E questa era una situazione condivisa non soltanto tra i sindaci, ma anche tra i tanti consiglieri comunali che sul territorio hanno pensato bene di riconoscere questo al sindaco Francesco Di Fio, dando un loro contributo, dando un loro voto. Dicevo, all'indomani poi che cosa è successo? È successo che noi viviamo una stagione particolare, che è quella del Partito Democratico, lo vediamo a livello nazionale, a livello regionale, ma anche a livello locale, che questa situazione è tale da portarsi anche all'interno delle istituzioni. E all'indomani di questo risultato elettorale il sindaco La Macchia o il sindaco Cascella avevano chiaramente da porre dei punti fermi rispetto a alcune situazioni avvenute sia con Spina e sia con lo stesso Amedeo Bottaro. Hanno avuto un confronto fra di loro, io mi sono limitato, così come il presidente Giorgina, a dire che potevano avere tutte le ragioni di questo mondo,
ma era una diatriba questa che andava e va comunque definita e discussa nell'ambito del partito, non poteva essere trasferita all'interno delle istituzioni. C'era un accordo a monte, tant'è vero che non sono andato in conferenza dei sindaci ad avvantare posizioni diverse rispetto all'accordo istituzionale, e lo rimarcavo in quella giornata, dicevo: guarda, se io fossi venuto qui stamattina dicendo adesso sono il secondo e devo fare il vicepresidente, beh, a quel punto giustamente ci poteva essere anche una reazione da parte degli altri sindaci, ma io ho mantenuto fede all'accordo istituzionale. Gli accordi erano presidente Giorgino per 2 anni, presidente Bottaro per gli altri 2 anni, vicepresidente Bottaro, vicepresidente Giorgino. Io mi sono attenuto a quegli accordi. Quindi venire oggi a sollevare una polemica rispetto al sindaco Spina, che ha voluto mostrare i muscoli e dire che io ho pieno titolo per entrare nel Partito Democratico e non c'è sindaco al mondo che mi può fermare, in una competizione che non era contro gli altri sindaci del PD, ma era una competizione tutta interna al Partito Democratico, non può riverberarsi all'interno dell'istituzione provincia. E dicevo in quel giorno solo 3 sindaci, quindi non per un fatto demagogico, mentre intanto abbiamo scuole che stanno crollando, abbiamo tetti che non reggono, strade che sono alle pezze, una debitoria senza pari, si rischia di violare il patto di stabilità in provincia, bisogna approvare ancora il conto consuntivo, una serie, una marea di atti ancora bloccati, funzionari e dipendenti che scappano dalla provincia, cioè una situazione parossistica. Io devo starmi a preoccupare se l'indennità del PD ha più voti Spino o ha più voti Cascella. Francamente, dissi, prendo le distanze da questo e assumetevi la responsabilità di quello che state facendo se minimamente provate a paralizzare questa provincia anche all'indomani di queste elezioni che io stesso ritengo parossistica, perché io sono di quei candidati che sono state elette dal popolo come consigliere provinciale. Quindi vuol dire, non è che le apprezzi tante queste elezioni di secondo grado. È stato nostro ospite Francesco Ventola. Sì. Consigliere regionale di Cori, qua l'ha detto, dice noi, cioè i consiglieri comunali dei conservatori e riformisti della provincia hanno votato per Francesco Di Fier, che è un nostro iscritto, un nostro aderente, un appartenente al nostro partito. Quando le viene posta questa domanda, lei risponde di essere sempre stato un fittiano e di essere tuttora un fittiano. Essere fittiani dovrebbe stare a significare essere di conservatori e riformisti, però se viene posta la domanda specifica lei un po' sfugge. No, io intanto la domanda me l'ha posta adesso e quindi non posso sfuggire prima che mi venga posta la domanda. Io non sto sfuggendo affatto. Anzi, siccome gliel'ho posta fuori onda allora ma fuori... adesso gliela pongo adesso in onda. Le dirò cosa ho detto fuori onda, ripeterò quello che ho detto fuori onda. Allora, intanto colgo l'occasione per ringraziare tutti gli amici conservatori e riformisti per aver individuato in Francesco Di Fio un punto di riferimento all'interno della nostra provincia Abate. Io quando ho detto, e lo dico senza infingimenti, di essere un uomo legato all'amico Raffaele, lo dico perché Raffaele ci conosciamo nella vita, e poi ci sono i risultati. Raffaele ha raccolto nella mia città consensi, forse con percentuale, forse tra le più alte d'Italia. E vedisi quanto è accaduto alle europee, vedisi quanto è accaduto anche alle ultime regionali, dove noi siamo andati su Francesco Ventola, ottenendo il 7° consigliere regionale di questa provincia, e così andando nel passato. Poi è chiaro che un sindaco non fa spallucce, non è che si nasconde, non è che vuol fare il furbetto della situazione. Un sindaco deve avere anche la capacità, che io sono il sindaco, in forme, no, che oltre in al magma in forme, ma il centrodestra sindaco, dove... Sì, ma al di là poi del fatto che quando ci si lega... Lo stesso Giorgino lo vediamo abbastanza coricato da piedi. Sì, ma il dato è un altro, un sindaco di centrodestra... Come ecco, mi piace il termine coricato da piedi. Sì, ma infatti l'ho sentito dal, in qualche servizio. Mi piace assai, perché dà il senso, è una splendida sintesi politica. È bellissima, dà esattamente il senso. Ma per quello che mi riguarda, dicevo, essendo anche un sindaco di centrodestra, mantenendo quella che è la mia identità, che credo che sia inconfutabile, credo che in questi 5 anni io non ho mai dato senso alcuno, segno alcuno di poter avere atteggiamenti ondivaghi. Io ho sempre rivendicato la mia posizione di uomo di centrodestra, resterò nella posizione di centrodestra e rispetto a questa posizione devo anche tenere in debito conto quelle che sono state le coalizioni che hanno dato forza al sindaco e lo hanno fatto rieleggere. Io non dimenticherò mai che Nicola Giorgino ha avuto la forza e la coerenza di venire a Trinitapoli in tempi non sospetti e dire il nostro candidato sindaco per il 2016 sarà nuovamente Francesco Di Fio,
così come l'hanno fatto gli amici appunto di Core, così come l'hanno fatto gli amici del Nuovo Centrodestra, così come l'hanno fatto gli amici di Noi con Salvini, c'è tutto l'arco costituzionale, sono stato l'unico. E quindi ad oggi io mi rivedo assolutamente nella posizione assunta da Raffaele Fitto, che è quella appunto dei conservatori e riformisti, rispetto alla quale io mantengo quello che è un legame ancestrale, oserei dire, anche con Raffaele, e spero che si possa, gliel'ho detto personalmente a Raffaele, che si possa cercare veramente di rimettere assieme questo centrodestra, perché questi spezzatini servono soltanto a mettere, certo, in difficoltà anche noi che viviamo nelle piccole comunità dove dobbiamo tenere gli equilibri tra tante situazioni. Non sappiamo come andrà a finire il referendum, potrebbe vincere il sì, in tal caso la provincia verrà abolita dalla Costituzione, potrà vincere il no, quindi la parola provincia resterà. Sta di fatto che la natura dell'ente in un caso o nell'altro si modificherà. Sì, si ritorna alla legge 56, la legge del Rio, che sostanzialmente allora, ormai ha decretato che questa provincia è un ente di secondo grado. Quindi bisogna decidere se cambia l'assetto istituzionale, non si capisce se bisognerà fare l'unione dei comuni o area vasta, ma comunque i comuni dovranno mettersi assieme. Lei è uno di quei sindaci che una esperienza, sia pur piccola, di unione dei comuni l'ha avuta. L'unione dei comuni composta da Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando, e non è stata un'unione felice. Come vede la possibilità di un'unione dei 10 comuni che compongono attualmente la BAT? Io scommetto sull'unione dei comuni. Ma se a 3 avete fatto un... Perché la situazione legata... Figuriamoci a 10. No, la situazione legata ai 3 comuni è una situazione particolare, che comunque in sé conservava tutte le sue positività. I 3 comuni assieme sono riusciti a intercettare diversi finanziamenti, hanno avuto diversi trasferimenti statali e hanno realizzato opere pubbliche che ancora oggi sono un punto di forza delle nostre comunità. Penso su tutte, non è la sola, alla nostra pista ciclabile, frequentatissima, che consente veramente di legare Margherita, San Ferdinando e Trinitapoli. Quell'unione dei comuni è venuta a meno perché purtroppo c'è stato l'avvicendamento, forse al di là di quelli che sono i tempi naturali, di alcuni sindaci, sia su Margherita che su San Ferdinando, che non hanno consentito una continuità. E soprattutto si è persa perché ad un certo punto le 3 comunità non erano ancora mature a perdere quella municipalità. Cioè non erano ancora pronti a perdere parte della propria sovranità per acquisire una sovranità più ampia, trasferendo tutti i servizi nell'ambito dell'Unione dei Comuni. Oggi, che quell'Unione dei Comuni non esiste più, le stesse comunità... Sai, io quell'Unione dei Comuni, il simbolo di quell'Unione dei Comuni è un autovelox all'altezza di San Ferdinando, diciamo. L'ho sempre visto perché così. Perché lei non fa footing e non corre, quindi se lei frequentasse di più una pista... No, assolutamente, guardi, potrebbe beneficiare... Sindaco, lei può fare tutte le piste ciclabili da perché, mondo, per esempio, lei non sa degli interventi che abbiamo fatto in materia di risistemazione delle strade, in materia di illuminazione, tutti gli interventi fatti anche per la messa in sicurezza. Cioè, interventi ce ne sono stati e parecchi. Purtroppo, chiaramente, quell'esperienza, quando io sono arrivato, io mi sono trovato ad ereditare nel 2011 quello che era ormai un elefante claudicante, l'avevo definito, perché oramai i vari litigi tra i sindaci che si sono susseguiti e la debitoria che era insorta, ho dovuto ereditare un elefante claudicante che ancora adesso sto cercando di curare, perché piano piano sto cercando di rimetterla in moto quell'Unione dei Comuni. Stiamo mettendo in liquidazione, stiamo sanando tutta la debitoria, una sorta di piano di rientro anche dell'Unione dei Comuni. E devo dire che ci sono molto vicino. E spero a brevissimo di poter definire la situazione liquidatoria e di rimetterla nuovamente in piedi. È proprio su questa base che io credo che un'eventuale Unione dei Comuni tra i 10 comuni possa essere la salvezza del nostro territorio. Perché le 10 comunità assieme, anche in questi anni, dove non saranno stati esaltanti, però queste 10 città, queste 10 sorelle, queste 10 comunità in questa provincia possono veramente dare molto. Non debbono dividersi, non debbono perdersi tra area vasta e singole municipalità. Sì, però, e io sono convinto, sindaco, e credo molto anche nel ruolo dei sindaci, io credo che assieme le 10 comunità, trasferendo dei servizi,
consentiranno la crescita del territorio, la possibilità di fare assunzioni, la possibilità di fare investimenti, ottenere trasferimenti statali che i singoli comuni si possono sognare. Sindaco, però io non devo dire, abbiamo la pubblicità che incombe, non voglio inserire, diciamo, un argomento articolato, ma l'Unione dei Comuni dovrebbe consentire anche una centralizzazione dei servizi comuni, certo, in qualche modo. Quando c'è stata l'opportunità, recentemente il suo comune, lei e il sindaco di Margherita di Savoia, hanno chiesto che la raccolta dei rifiuti solidi urbani passasse dall'attuale società alla Barsa di Barletta, che, diciamo, era poi l'idea di Salerno quando la fondò, e avete trovato delle difficoltà, avete trovato questa possibilità antieconomica. Cioè, e ci sono state, diciamo, tutta una serie di... non si è concretizzata, insomma, proprio alla perché, fine avete rinnovato l'accordo con la vecchia società. Lì ha centrato il punto focale. Se ci fosse un'unione dei comuni a 10, tra i servizi da trasferire proprio all'unione, ci sarebbe proprio la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. È evidente che se oggi un singolo comune, che ha comunque un numero di dipendenti, che ha comunque un servizio da espletare, dovesse approcciarsi ad un ente, ad un comune qual è la Barsa, e chiedere sic et simpliciter di accedere all'interno della Barsa, è chiaro che la Barsa dice: un attimo, dobbiamo fare un piano industriale, dobbiamo verificare i costi, perché prendi un singolo comune con tutte le sue problematiche e te lo porti all'interno. Cosa diversa invece è costituire un'unione dei comuni, dove si prevede una società ad hoc che deve svolgere, deve diventare gestore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, e lì si vanno anche ad abbattere i costi, perché vai a distribuire su 10, che è quello che oggi io vivo all'interno di SIA con il consorzio Foggia 4, dove 9 comuni all'epoca si sono consorziati avendo un gestore quale è SIA per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, che hanno avuto dei vantaggi enormi i comuni. Basti pensare che ancora oggi il costo pro capite, al netto di quello che è accaduto rispetto alla chiusura della discarica, è ancora di 108 pro capite, il costo pro capite per lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti, che non esiste in Italia e non esiste all'interno della nostra BAT. I vantaggi ci sono stati. Proprio per questo io dico che l'unione dei comuni porterebbe Barletta, Andria, Trani a fare sì che si potesse avere una propria discarica, a far sì che si possa raccogliere i rifiuti attraverso un solo gestore, e lì ci sarebbe un grosso salto di qualità, ottenendo addirittura anche dei trasferimenti statali per questa gestione in comune, che abbatterebbe anche i costi nelle singole comunità. Certo, la singola richiesta, anche oggi mi immagino, anche AMIU rispetto a Barsa, quando noi ci siamo approcciati per valutare la possibilità... Aveva dei costi superiori. Noi abbiamo dei costi superiori. È evidente, perché un rapporto uno a uno, testa a testa, è difficile, perché bisogna prendere sì che si implice una situazione già esistente per trasformarla lì. Ma io sono fiducioso su questo e spero, intanto, vediamo un po', se la provincia dovesse proseguire come sta, intanto mettiamoci a lavorare per far valere quello che sta all'interno di quella provincia, che può dare ancora dei risultati importanti in questa provincia. Laddove si dovesse andare all'Unione dei Comuni, io sono convinto che con il senso di responsabilità di tutti, con uno statuto ad hoc, con dei regolamenti ad hoc e con il trasferimento dei servizi essenziali che interessano la comunità, perché il cittadino deve avere anche il riferimento. Noi in questa BAT mancano dei riferimenti precisi. Io devo sapere se sta dove sta la Camera di Commercio, devo sapere se sta un centro, un luogo dove poter trovare e fare domande per avere lavoro, devo sapere se sta e dove sta la ASL, devo sapere, cioè, tutti i punti fondamentali all'interno di una BAT. Io devo sapere, la provincia o l'Unione dei Comuni può diventare quello che coordina tutti questi servizi per gli utenti, per i cittadini, e può cercare veramente di dare risposte concrete ad ogni singola comunità. Bene, ci fermiamo per un minuto di pubblicità, poi torneremo in studio e parleremo di Trinitapoli. Bene, siamo tornati in studio per continuare la nostra intervista a Francesco Di Feo, sindaco, l'avvocato Francesco Di Feo, sindaco di Trinitapoli. Nella prima parte della trasmissione abbiamo, diciamo, soffermati più sull'attualità e su quello che potrà essere o dovrà diventare il nostro territorio una volta superata la provincia, e di quale assetto istituzionale possa essere il migliore. Adesso parliamo della sua città. Lei è reduce da una campagna elettorale anche abbastanza dura, dai toni piuttosto accesi. È stato confermato sindaco e sostanzialmente adesso si riprende l'attività amministrativa, sia pur nella continuità al mandato precedente. Come sta a soldi?
Ma devo dire che se dovessi fare i paragoni dal 2011 al 2016, devo dire che sto decisamente meglio e quindi sono molto più sereno. Non abbiamo il problema dell'anticipazione di cassa, non abbiamo il problema di ricostruire i fondi vincolati, non abbiamo il problema della liquidità, non abbiamo il problema di pagare gli stipendi e devo dire che di passi in avanti ne abbiamo fatti. Ma perché in campagna elettorale, diciamo, si è battuto molto su questo argomento? Perché in campagna elettorale avevamo due Vangeli. Il Vangelo dell'amministrazione uscente, che sostanzialmente diceva che grazie all'amministrazione di centrosinistra che per quasi 40 anni avevano governato la nostra città, noi avevamo un paese che era praticamente in fallimento, in dissesto, e che abbiamo dovuto risanare noi quel dissesto attraverso un piano di rientro e che la Corte dei Conti poi ha sancito dicendo che questa amministrazione, ricordo ancora la discussione fatta dal giudice istruttore della Corte dei Conti, quando si complementava con il sottoscritto e con il Napoli, come nell'arco di 3 anni avesse in qualche modo messo il Comune di Napoli nelle condizioni di risanare le proprie casse. E questo vuol dire è stato per me una grande soddisfazione personale, ma è stato il risultato tangibile di un'amministrazione che ha lavorato bene, con sacrificio, con dedizione, chiudendo i rubinetti, abbandonando le cattive abitudini della Prima Repubblica e facendo sì che appunto oggi la città possa essere nelle condizioni di dare servizi e di non essere in situazioni di debitoria. L'altro Vangelo è che invece questa debitoria non esisteva, che il centro-sinistra Trinitapoli era stato l'autore di tutto il benessere che si viveva e che se noi ci fossimo trovati in quelle condizioni era soltanto colpa nostra e della nostra incapacità. Evidentemente gli elettori non sono degli stupidi, i cittadini non sono degli allocchi, hanno capito bene qual era la situazione e hanno premiato questa amministrazione, che non soltanto ha salvato l'ente, perché la mia forza in campagna elettorale non è stata quella di fare un piagnisteo, eravamo in dissesto e quindi noi abbiamo salvato il comune, perché sembrava quasi una cosa riduttiva, quando invece è un punto di forza straordinaria, riconosciuto anche fuori dalle nostre mura, dalle nostre città. Ma io dicevo in campagna elettorale, io nonostante un comune in dissesto, ho intercettato 12 milioni di finanziamento. Nonostante un comune in dissesto, io ho riportato a Trinitapoli dopo 10 anni un museo. Io, nonostante un comune in dissesto, ho ristrutturato le scuole che erano praticamente abbandonate da oltre 20 anni. Io, nonostante un comune in dissesto, ho rimesso Trinitapoli nelle condizioni di essere un comune che offre servizi attraverso i voucher, attraverso gli interventi della spesa amica. Cioè io ho fatto interventi a 360 gradi, non eliminando un solo servizio pubblico essenziale. Penso al trasporto e penso alla mensa, che in tanti comuni adesso sono stati soppressi perché i comuni non ce la fanno. Questo è stato il mio punto di forza, perché la gente ha potuto vedere che è un comune che soffriva, un comune che in un certo momento storico, 2013, non poteva pagare gli stipendi dei vigili urbani, gli stipendi dei dipendenti comunali, addirittura nel giro poi di un paio d'anni riesce a risanare la posizione debitoria e riesce a garantire i servizi essenziali. Questo è stato il grande salto di qualità per cui ho vinto la campagna elettorale. Quindi oggi certamente il comune di Trinitapoli oggi sta in buone condizioni rispetto al passato. Certo, permane sempre la spia accesa. Perché è chiaro che il problema grosso qual è? E oggi lo sanno tutti, oggi hanno imparato anche le opposizioni, l'hanno capito anche le opposizioni, ce n'è voluto di tempo. Il problema grosso qual è? È che non ci sono trasferimenti statali. Con una riduzione massiccia dei trasferimenti statali è evidente che i comuni devono trovare delle risorse. Perché? Perché si è attuato il cosiddetto federalismo fiscale. Oggi si chiede ai sindaci un doppio lavoro. I sindaci devono riuscire con le risorse che percepiscono dal proprio territorio, dalle tasse e dalle imposte che percepiscono dal proprio territorio, ad erogare un servizio. Questo per me è un assurdo, perché va a far saltare quello che è il principio solidaristico previsto nella nostra Costituzione, che prevede appunto che nei piccoli comuni, nei comuni del sud, dove non ci sta per esempio un pagamento dell'imposizione fiscale pari a quella del nord, allora noi pagano il 60%, nel migliore delle ipotesi, 70%. Allora, rispetto a questo pagamento, ogni anno il comune va in giro di 20-30% di entrate mancanti. E quindi come faccio a garantire gli stessi servizi che nel frattempo aumentano i costi? Perché il trasporto dei disabili, il trasporto degli alunni, la mensa, aumenta il prezzo, perché il pane aumenta, la benzina aumenta, aumenta il costo del lavoro, con trasferimenti statali che diminuiscono e con i costi che aumentano, con le tasse che non vengono pagate perché i cittadini non ce la fanno. Io devo comunque mantenere quei servizi essenziali. Allora sta tutto qui l'alchimia.
Allora, io oggi riesco a mantenere questi servizi pubblici essenziali, ma devo avere sempre la spia accesa, perché mi devo preoccupare di continuare a intercettare finanziamenti pubblici per poter almeno garantire le sistemazioni delle scuole, piuttosto che interventi sulle strade, o per dare dei servizi migliori ai cittadini, e devo cercare in tutti i modi sempre di contenere la spesa, di mantenere accesa sempre quella spending review, che ormai è diventata una parola conosciuta da tutti, ma che io sulla mia pelle vivo con i miei amministratori, perché non si può scialare più. Quando io dico abbandonare le cattive abitudini della Prima Repubblica, è finito il tempo in cui ti metti a scialare, a dare contributi a go-go. Bisogna controllare, perché altrimenti poi si arriva, si corre il rischio di andare in anticipazione di tesoreria, di non ricostruire i fondi vincolati, di andare magari a creare anche una serie di debiti. La Corte dei Conti ce l'ha ancora sulla spalla? No, questo è il risultato più grande. Io ho chiuso, io ho avuto una sentenza dalla Corte dei Conti in cui è stato decretato, accolto appieno il piano di rientro presentato dal Comune di Trinitapoli, e il Comune di Trinitapoli non è più nelle condizioni. Quindi non siete più sotto osservazione. Non sono più sotto monitoraggio, questo è un grandissimo risultato. C'è comunque un... perché sempre nella discussione il centro-sinistra ricorda le opere pubbliche che sono state comunque realizzate da precedenti amministrazioni. Lei ha ricordato quelle che sono state le realizzazioni del suo primo mandato, sia pur in una situazione di ristrettezze. C'è un grosso problema di risanamento delle periferie. Sì. Sono stati presentati ai vari bandi regionali, non è arrivato niente, non avete concluso? No, noi abbiamo partecipato e devo dire che sono stati anche accolti alcune nostre istanze, alcuni nostri progetti. Intanto ho ottenuto un finanziamento per ripulire le periferie e quindi avremo dei soldi regionali che ci consentiranno appunto di poter risistemare, perché il primo grosso problema che abbiamo è proprio l'abbandono dei rifiuti in periferia. Con l'avvio del porta a porta, con l'avvio della raccolta differenziata. A che percentuale state? Adesso ci attestiamo intorno al 52%, che devo dire che è un buon risultato. Abbiamo avuto un'esplosione meravigliosa i primi tempi, arriviamo a più del 64-65% e adesso si è abbassata nuovamente, perché un po' per l'emergenza dei rifiuti che abbiamo avuto nel mese di agosto, dove abbiamo avuto i rifiuti abbandonati per strada. E quindi questo, per alla fine, quando abbiamo raccolto questi rifiuti, sono diventati tutti indifferenziati, che ci hanno abbassato notevolmente la percentuale. E un po' perché purtroppo sarà proprio nell'indole dell'italiano, sarà nell'indole del cittadino. Purtroppo bisogna stare sempre con il fucile spianato alle spalle, perché quando al cittadino non stai sempre dietro con la contravvenzione, con il controllo, con il monitoraggio continuo, parte un certo lassismo. E devo dire che da un lato abbiamo l'abbandono di rifiuti nelle periferie e anche qui nella raccolta degli stessi rifiuti abbiamo l'abbassamento della percentuale, oltre a dei costi straordinari, perché per quella raccolta ogni volta partono 20, 30, 40 mila euro. E quindi che ci comporta l'abbassamento, e poi allo stesso tempo si deve fare in modo che ci possa essere una continua sensibilizzazione attraverso le scuole, attraverso le famiglie, e questo stiamo cercando di farlo affinché si possa riportare negli standard richiesti dalla Regione Puglia la percentuale, che è quella minima del 65%. Mi vanto anche di dire che questi 5 anni non ho mai pagato l'ecotassa. Ho sempre pagato l'ecotassa, quella al minimo del 5%, perché siamo riusciti sempre a fare interventi che tenesse alta la soglia della raccolta della percentuale rispetto alla differenziata. Quindi, a Barletta stanno arrivando le cartelle per il pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani. Immagino stiano arrivando anche a... Noi abbiamo una divisione in 4 rate, noi dobbiamo incassare 1.400.000 euro. Ci sono degli aumenti? Per quest'anno io non ho avuto nessun aumento, ho mantenuto fede a quando dicevo in campagna elettorale. L'unico problema che abbiamo avuto è che il sesto lotto non è stato costruito. Noi, insieme ad altri comuni del Foggiano, apparteniamo appunto al consorzio Foggia 4, gestore unico della società Igiene Ambiente. Purtroppo non è stato costruito il sesto lotto per una serie di ragioni avvenute all'interno del consorzio e per una presa di posizione anche del presidente sindaco di Cerignola, avvocato Franco Metta. E questo ha comportato la chiusura della discarica, quindi i nostri rifiuti oggi viaggiano, sono i turisti della nostra città, della nostra provincia, della nostra regione. E nel viaggiare chiaramente hanno un costo. Sono stati trasferiti prima presso Grottaglie, e raddoppiando sostanzialmente il costo. Noi pagavamo circa 90 euro, siamo arrivati invece a 160 euro. Oggi da Grottaglie vengono portati a Manfredonia.
e questo chiaramente ha comportato un aumento per il costo appunto dello smaltimento e del conferimento stesso dei rifiuti, che sicuramente verrà ribaltato nella TARI del 2017. E su questo proprio in queste ore sono frenetici gli incontri con la società Igiene e Ambiente, perché stiamo lavorando per la sottoscrizione del nuovo contratto unico di Aro e stiamo lavorando anche per definire, perché abbiamo anche un contenzioso in essere, perché mentre SIA fa delle richieste di aumento dei costi rispetto alla raccolta dei rifiuti, noi stiamo cercando appunto di attenerci esclusivamente a quello che è il contratto in essere tra noi e la stessa società, in modo tale da riconoscere soltanto quei costi sopravvenuti e che per i quali chiaramente il Comune non può sottrarsi al pagamento, come può essere appunto il conferimento in discarica extra bacino. In questi giorni ci sono appunto questi incontri frenetici, stiamo cercando di definire questa vertenza che si porta avanti ormai dal mese di aprile e spero di riuscire a chiudere approvando il contratto unico di Aro e di ripartire eventualmente la somma dovuta rispetto alle situazioni che dicevo poc'anzi sopraggiunte, magari ripartire nel prossimo triennio, così da incidere il meno possibile sulle tasche dei cittadini, che comunque non potranno non avere un aumento l'anno prossimo, perché è dovuto proprio a questa straordinarietà. E anche su questo stiamo lavorando con gli altri sindaci di Margherita e di San Ferdinando, affinché attraverso la Regione Puglia si possa uscire da questa situazione emergenziale, perché questa emergenza rifiuti in Regione Puglia dura ormai da troppo tempo, da quasi 30 anni, per scelte a mio avviso scellerate, perché tutti vogliono girare in bicicletta con una bandiera verde per dichiararsi ambientalisti e poi magari non si rendono conto che quei rifiuti poi se li ritrovano sulla tavola. È arrivato il momento di prendere una decisione seria in Regione, questi rifiuti vanno smaltiti, quindi al di là di quelle che possono essere le campagne per il verde, per l'ambiente e quant'altro, delle decisioni serie vanno prese, perché non sono stanco io, ma vedo anche i miei cittadini, ma credo che capiterà anche a lei direttore, ogni volta quando si esce in macchina ci si mette sulla 16 bis o si gira per le periferie o per una campagna, anziché apprezzare magari il verde, un albero d'olivo o un albero di pesco, si deve si deve disturbare vedendo questa montagna bianca di rifiuti che costeggia gli alberi e le strade. Sindaco, si è quasi esaurito il tempo che avevamo a disposizione. Dicevamo che è partita la sua seconda consigliatura. Quali sono gli obiettivi che pensa di poter realizzare al di là adesso degli slogan? Non voglio parlare di slogan. In campagna elettorale viene presentato un programma. Con realizzazioni a immediato, medio e lungo termine. Ecco, lei le priorità di questa sua consigliatura e che cosa pensa di fare nell'immediato, intendo dire in questo primo anno di seconda consigliatura? Sì, intanto è vero, io ho visto un distinguo anche nelle due campagne elettorali, quella del 2011, quando io da cittadino arrivavo e mi proponevo a fare il sindaco, ed è chiaro che c'è anche una certa, come dire, pretesa, aspettativa, attesa, anche una certa enfasi nel presentare un programma amministrativo che a volte poi non è rispondente con quelle che sono le possibilità dell'ente. Invece in questa seconda campagna elettorale io sapevo quali potevano essere le potenzialità dell'ente, dove poteva arrivare, quindi non ho fatto dei proclami, non ho fatto una campagna elettorale fondata su situazioni che poi magari sono irraggiungibili, e feci un manifesto che rimane lì indelebile, e in questo manifesto scrissi il mio senso unico, immaginai una strada e il cittadino che percorre questa strada e che mentre percorsa poi trova della segnaletica stradale, e su una segnaletica stradale c'era PUG, su un altro cartello stradale c'era la piscina comunale, su un'altra segnaletica c'era manutenzione straordinaria di tutte le strade della città di Trinitapoli. Allora sostanzialmente in quel cartello c'è quello che è un po' la filosofia di questa mia seconda legislatura, che è quella appunto innanzitutto di non perdere d'occhio mai i conti, perché come detto siamo usciti in una situazione difficile, ma basta veramente un non nulla per rientrare in quella situazione difficile, quindi bisogna mantenere saldamente l'attenzione su quelle che sono le entrate e le uscite, e poi bisogna dare un salto di qualità alla città. Il primo salto di qualità è quello di avviare il PUG. E devo dire che in questi sei mesi che sono stato alle prese totale per l'emergenza rifiuti, mi sono soltanto limitato a mettere assieme gli assessori, a chiamare i tecnici, perché avvieremo finalmente questo PUG. Ed è credo che entro il mese di dicembre metteremo la prima pietra per avviare il PUG. Seconda situazione, la piscina. Ho già intercettato 600.000 euro, già intercettati, e costruiremo a Trinitapoli la piscina comunale.
In più partirà entro il mese di dicembre la prima manutenzione straordinaria delle strade. Oltre 90.000 euro sistemeremo quelle strade che maggiormente sono in una situazione disastrosa e penso per esempio a Via delle Vie, Via Liburni, penso per esempio alla strada che collega i Frati Cappuccini rispetto a Via Leofando, penso per esempio a tutte le strade di periferia, così come anche come consigliere provinciale darò una spinta definitiva perché vengono sistemate anche le strade provinciali dove i nostri agricoltori, i nostri braccianti, i nostri cittadini che viaggiano per quelle strade ormai passano per delle strade che sembrano le strade di Kabul con voragini enormi, quindi ormai sono insostenibili. Credo che questa sia l'attività che dovrà fare questa amministrazione. Ci siamo già avviati in questo modo, non perdendo d'occhio chiaramente quelli che sono intercettare i finanziamenti, migliorare le condizioni della macchina amministrativa. Noi abbiamo un personale ormai ridotto all'osso, andranno in pensione anche altre 4-5 unità il prossimo anno. Siamo passati da quelli che erano più di 100 dipendenti, stiamo andando al di sotto dei 50 dipendenti. Abbiamo un problema legato anche ai vigili urbani che sono al di sotto del numero previsto per la città e quindi bisognerà implementarli. Dice che lei l'ultima volta disse che ne avrebbe assunto uno. Abbiamo avuto la mobilità, adesso abbiamo un comandante che è venuto da Bari e nel frattempo abbiamo anche assunto a tempo determinato dei giovani, dei ragazzi che sono stati per 3 mesi, adesso mi avvio nuovamente ad assumere altri giovani per implementare il corpo, ma poi aspetteremo appunto che si definisca la mobilità per quanto concerne i vigili urbani per avere poi un comandante definitivo a tempo pieno nella nostra cittadina. Quindi nessun tipo di proclama, di slogan, ma quelli che sono i problemi seri della collettività. La città adesso vuole una manutenzione straordinaria, vuole rivedere un verde che sia tale, vuole vedere delle strade che non siano piene di buche, vuole anche che ci siano prospettive. Quindi il PUG per esempio può dare prospettiva, può rimettere in moto un volano all'interno della nostra economia, non tralasciando quegli aspetti legati ai servizi sociali, non tralasciando gli aspetti legati allo sport. Perché alla cultura. Sono trascorsi 5 anni senza arrivare neanche al DPP? Io in questi 5 anni, l'ho detto a Iusa e forse si è capito adesso, io non mi sono mai... Il DPP sarebbe documento, lo dico ai telespettatori, il documento programmatico preliminare, che è un documento propedeutico al piano urbanistico generale. Ma io dico di più, noi ce l'abbiamo già, soltanto che io quel DPP lo dovrò rivedere, quindi, perché chiaramente è datato, perché viene addirittura da prima della mia legislatura, è lì. Ma noi chiaramente adesso lo stiamo appunto lavorando su questo, ma in quei 5 anni io non potevo pensare ad altro se non a salvare il comune dal dissesto. Quando io leggo sul giornale che il sindaco di Zapponita prende la sua macchina e porta i ragazzini a scuola, a me viene da piangere, cioè nel senso che io mi rivedo in quella situazione. Noi abbiamo fatto queste cose, cioè noi avevamo la difficoltà dei bambini che non potevano essere portati con il pulmino. Io non potevo stare a pensare al PUG piuttosto che a investimenti di altro tipo se non a quello di salvare il comune, di evitare che il comune andasse in dissesto. Quindi ho cambiato radicalmente quelle che erano le priorità nel 2011. Io ho messo come prima priorità il comune di Napoli non deve andare in dissesto e mi sono dedicato anima e corpo a questo. Superata questa difficoltà, adesso incomincio ad affacciarmi alla finestra per dare sviluppo alla cittadina, ma non lo dico per una giustificazione. Certo, in quegli anni devo ringraziare i miei assessori, i miei consiglieri. Come dicevo poc'anzi, abbiamo intercettato 12 milioni di finanziamenti, abbiamo lavorato, non siamo stati soltanto lì a pregare che il comune non andasse in dissesto, siamo stati attivi. Oggi, chiaramente senza questa spada di Damocle sulla testa, ci possiamo consentire di sederci in un tavolo e dire adesso incominciamo a programmare un futuro della nostra città. Ecco, ma lei ha mutui, come sta? E noi a mutui abbiamo, purtroppo, e questo è stato uno dei motivi per i quali noi stavamo andando in dissesto. Perché noi innanzitutto, quando io mi sono insediato, il Comune di Trinitapoli, avendo violato nel 2009 il patto di stabilità, non aveva più capacità di indebitamento, non poteva assumere personale e quindi era praticamente bloccato. Non soltanto, ma aveva mutui quasi per 30 milioni di euro. Trinitapoli, 14.000 abitanti, aveva mutui per quasi 30 milioni di euro. Ancora, e io pagavo e pago una rata di quasi 2 milioni di euro all'anno. Adesso ho dovuto fare degli interventi in questi primi anni, abbiamo dovuto fare delle rinegoziazioni per cercare di abbassare la rata e avere un minimo di liquidità. Qualche mutuo scadrà tra il 2017 e il 2018 e quindi incominciamo piano piano a rientrare ad una soglia di normalità. Questa è la situazione, un comune di quasi non può ritrovarsi, perché prima era possibile pagare per esempio i debiti fuori bilancio accendendo mutuo.
Io i mutui e i debiti fuori bilancio li ho pagati con soldi di bilancio, senza fare mutui, e li ho pagati tutti, altrimenti la Corte dei Conti non decretava la salvezza del Comune di Trinitapoli. Ci dobbiamo fermare qui. Ci fermiamo Credo qua. Credo che si sia detta più di una cosa. Grazie per la sua partecipazione alla nostra trasmissione e grazie ai telespettatori che ci hanno seguito con la consueta cortese attenzione. A risentirci. Giovedì prossimo sarà nostro ospite il consigliere regionale del Partito Democratico, Ruggero Meneri.